Buonasera, benvenuti a tutti e benvenuti a questo incontro che è il sesto del ciclo eh, organizzato dalla Fondazione del Corriere. Io sono Andrea Moroni della Fondazione del Corriere. Il sesto incontro che, eh, del ciclo sull'Italia e il fascismo. E, eh, come credo molti di voi hanno visto, abbiamo affrontato vari aspetti della storia del fascismo in Italia dalla presa del potere nel 1922 fino a aspetti eh, delle varie politiche, politica culturale e eh, l'ultimo incontro con Melis sulla organizzazione dello Stato. <ride> Questa sera eh, affronteremo il, il tema della politica sociale durante il fascismo e ce ne parlerà eh, Ilaria Pavan che insegna storia contemporanea presso la scuola superiore normale di Pisa. Eh, Ilaria Pavan è autrice assieme a Maria Chiara Giorgi di un libro eh, molto bello, editore dal Molino che si intitola eh, Storia dello Stato Sociale in Italia, è uscito l'anno scorso. Un libro che io vi consiglio, consiglio a tutti non solo per la serietà e l'importanza anche dell'argomento, ma anche perché è scritto molto bene, per cui è un libro, eh, mi viene da dire di piacevole lettura, ma un libro eh, molto interessante e molto importante. E volevo poi ricordare che Ilaria Pavan si occupa e si è occupata anche molto eh, di storia dell'antisemitismo e eh, su questo tema ha pubblicato eh, recentemente ha pubblicato moltissimo. Recentemente è uscito il libro eh, Le conseguenze economiche delle leggi razziali, e che è un libro che se non sbaglio è anche stato il tema della tesi di dottorato eh, che ha conseguito a Pisa. Sotto, il, con il, sotto la guida di uno dei maggiori storici del fascismo italiano, Roberto Vivarelli. Scusate. E do quindi la parola a Ilaria Pavan. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti, e ringrazio moltissimo, naturalmente, la Fondazione Corriere della Sera per questo invito. Il tema di, di questo incontro, la politica sociale del fascismo, è un tema decisamente complesso, anche a causa di alcuni suoi aspetti tecnici, su cui naturalmente non mi soffermerò, ed è un tema eh, che nella pur ricchissima produzione di studi e di ricerche sul fascismo non è forse stato approfondito eh, come, come meriterebbe. Si tratta infatti di una questione, quella delle politiche sociali del fascismo, assolutamente fondamentale, eh, non solo per gli obiettivi politici complessivi e generali del regime, ma anche per la questione della propaganda e per la questione dell'autorappresentazione che di sé il regime volle incessantemente dare. Quello che cercherò di fare nei prossimi 50 minuti sarà accompagnarvi in un percorso che metterà inevitabilmente in evidenza soltanto alcuni aspetti, alcuni nodi di questa storia molto complessa. Mi dedicherò in particolare alle politiche previdenziali, alle cosiddette assicurazioni sociali quindi le pensioni di vecchiaia e invalidità, le indennità per la disoccupazione, eh, le indennità contro gli infortuni sul lavoro, quello che appunto costituisce da sempre il pacchetto della politica previdenziale. Mi soffermerò su alcuni del, dei nodi che hanno riguardato queste politiche eh, perché eh, rivelatrici eh, di eh, una profonda discrasia, molto spesso peraltro storiata dagli studi, tra gli annunci le realizzazioni e eh, la realtà e, e invece la propaganda appunto e la realtà concreta. Quindi eh, le politiche sociali del fascismo ben si prestano a mettere in evidenza questo scollamento spesso tra l'annuncio e la realizzazione concreta di determinate politiche. Da questo punto di vista credo come premessa sia eh, importante sottolineare l'uso spesso strumentale che il fascismo fece della legislazione sociale, con un forte fortissimo impegno di tipo propagandistico su questi temi. Lo sviluppo delle politiche previdenziali, così anche come di quelle assistenziali di cui non parlerò. Consentì infatti al governo mussoliniano di cementare una sorta di sostegno in larga parte passivo eh, al regime, così è stato definito spesso dagli storici questo tipo di consenso, da parte di alcuni strati della popolazione verso i quali queste misure previdenziali eh, si indirizzarono. Il fascismo, quindi, si può dire che giocò la carta della concessione di alcuni benefici previdenziali. Di alcune provvidenze sociali, eh, peraltro come vedremo estremamente circoscritte nella loro consistenza economica e finanziaria, come compenso alla cancellazione dei diritti politici e civili. Quindi è importante avere, mente, eh, avere in mente che si trattò appunto di concessioni, non di conquiste legate ai diritti di cittadinanza. Quindi parlare di Stato sociale fascista o ancora di più di diritti sociali sotto il fascismo in larga parte quindi è un anacronismo. Cominciamo da questa affermazione di Mussolini, che è datata 10 marzo 1929: la legislazione sociale del regime fascista è la più avanzata del mondo. Va dalla legge sull'otte ore alla assicurazione sulla tubercolosi. Eh, Mussolini la pronunciò ehm, appunto nell'inverno del 1929 in occasione della prima conferenza quinquennale del partito fascista eravamo alla vigilia del cosiddetto primo plebiscito che si sarebbe svolto di lì a poche settimane nella prima del 29 nell'immagine nell vedete infatti una sorta di ehm, manifesto elettorale eh, che campeggiava su Palazzo Braschi a Roma con tanti sì perché il plebiscito appunto, consentiva soltanto di dire se si approvava o non si approvava il regime. Quindi, in un'occasione importante che eh, appunto preannunciava il plebiscito, bussolini eh, volle, eh, nel discorso del marzo del 1929, fare un po' il punto, riassumere quali erano state le maggiori e più importanti realizzazioni eh, che, a sette anni dall'ascesa eh, del governo fascista, il governo aveva realizzato. E appunto, tra le tante cose che enunciò durante quel discorso, si soffermò anche sulla legislazione eh, sociale, non avendo esitazioni ad affermare che si trattava della legislazione sociale più avanzata del mondo. Vedremo che così eh, non era affatto ed anzi, eh, proprio al 1929, le novità eh, introdotte in campo legislativo, in tema di politica sociale da parte del fascismo, erano assai poche, sostanzialmente una, lo vedremo, e molte invece erano le continuità con il vituperato regime liberale, quindi in realtà non c'erano state grandissime innovazioni in campo legislativo. Ma partiamo dalle origini, da quelle che quindi erano le eh, linee programmatiche in materia di politica sociale che il movimento dei fasci nel marzo del 1919, quindi un movimento non ancora il Partito Nazionale Fascista, si era dato in quell'occasione. Erano abbastanza pochi i punti dedicati alle politiche sociali e ehm, in quei pochi punti si, potevano, eh, si risentiva l'eco di un sindacalismo rivoluzionario, di un sindacalismo ancora socialisteggiante che caratterizzava ancora il movimento dei fasci in alcune sue correnti. Ciò che il movimento si proponeva era la giornata di otto ore per i lavoratori una misura che poi fu introdotta di lì a poco dagli ultimi governi liberali, e l'altra richiesta che il movimento avanzava, estremamente attuale, era l'abbassamento dell'età pensionabile per i lavoratori dell'industria di ben dieci anni. Si auspicava che potesse essere ridotto dai 65 anni di allora ai 55. Premetto che questa sarà una promessa che poi il regime realizzerà, eh, però vent'anni dopo, ma lo vedremo. Già due anni dopo, quando il movimento divenne ufficialmente partito, in occasione del primo programma scusate, ufficiale ecco, eh, del partito, eh, Mussolini ritornò sulle questioni eh, di politica sociale però in termini assai diversi. Eh, allora si diceva semplicemente eh, nell'agenda politica del fascismo eh, che quello che si tentava, quello che si sarebbe tentato di raggiungere era una legislazione sociale aggiornata alle necessità odierne, qualsiasi cosa questa frase volesse dire, specie per ciò che riguardava l'assicurazione sugli infortuni eh, sul lavoro eh, degli lavoratori agricoli industriali. Però si aggiungeva anche in maniera abbastanza sibillina purché queste nuove riforme che il regime vorrà introdurre non inceppino la produzione. Quindi c'era già un'importante precisazione che si riallacciava a quella che la storiografia definisce la svolta liberista dei primi governi fascisti. Qualsiasi quindi riforma sociale che il regime avrebbe voluto introdurre non avrebbe dovuto contrapporsi, no? con confrontarsi in maniera troppo rigida con le leggi della produzione e del mercato. Si trattava quindi già di un evidente ridimensionamento di quegli echi socialisteggianti che invece erano presenti nel 1919. Questo ridimensionamento, questo aggiornamento alle eh, necessità odierne, come recitava il programma del 21, si tradusse in un interesse ehm, assai eh, precoce del regime verso le politiche eh, sociali, tanto che il 1923 si caratterizzò e si caratterizza come un anno assolutamente fondamentale per le scelte che il regime intraprese. Il 1923 nella cronologia generale del fascismo solitamente non è quasi mai ricordato, per nessun avvenimento insomma, che segna in maniera eh, marcata la storia delle politiche fasciste. In realtà per le questioni della politica sociale il 1923 fu un anno importante, fu un anno appunto di riforme, o meglio di contro riforme, ma anche di grandi continuità con il passato liberale. Ehm, il governo fascista si dedicò già dal febbraio del 1923, erano quindi passate pochissime settimane dall'andata al potere, a riformare, o meglio, a contro riformare, una serie di leggi che erano state varate dagli ultimi governi liberali, in particolare negli ultimi cinque anni dei governi liberali. Nel quinquennio 1917-1922 in effetti erano eh, state varate una serie di fondamentali riforme, per cui si può dire, la storiografia oggi sostiene che lo stato sociale in Italia modernamente inteso nacque in quei cinque anni e nacque sulla scorta delle esigenze eh, legate al primo conflitto mondiale. Eh, in particolare nel 1919 il governo Nitti decise di introdurre l'obbligatorietà delle pensioni di vecchiaia quando ancora piuttosto spesso devo dire si sente ogni tanto affermare nel dibattito mediatico pubblico eh, che tra le tante realizzazioni del fascismo c'è anche quella di aver introdotto l'obbligo pensionistico, beh, è una notizia non corretta, è una notizia falsa perché in realtà l'obbligo di una copertura pensionistica per gran parte dei lavoratori risale a una legge del governo Nitti, appunto del 1919. E in che cosa si impegnò quindi nel 1923 il governo fascista? Si impegnò eh, a riformare molte di queste leggi eh, varate negli anni immediatamente precedenti in senso restrittivo, cioè restringendo la platea dei beneficiari che fino a quel momento potevano accedere alle provvidenze. In particolare per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fu deciso un aspetto tecnico ma fondamentale, cioè innalzare il grado di invalidità che era necessario per il lavoratore infortunato per accedere all'indennità nel caso appunto eh, dovesse eh, tutta la vita trascorrerla come invalido. Contate che nel 1900, negli anni 20 in media all'incirca 3.000 lavoratori morivano eh, sul lavoro, ad incidenti sul lavoro, ma una quota... Ancora più impressionante: circa 500.000 lavoratori all'anno rimanevano permanentemente invalidi. Quindi, aumentare il grado di invalidità necessario per ottenere forme di risarcimento chiaramente faceva sì che migliaia, centinaia di migliaia di persone rimanessero senza forme di eh, assistenza economica e anche medica. Nella primavera del 23 fu, fu poi anche soppresso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che era stato istituito nel 1920, e per rivedere un Ministero della Previdenza Sociale occorrerà poi aspettare gli anni della Repubblica. Per quanto riguarda le famose pensioni di vecchiaia, ehm, non fu modificato molto, quindi, in realtà, non furono fatte riforme in senso. Ehm, senso di concedere maggiori diritti ai, ai, ai pensionati, tutt'altro venne deciso che all'incirca 3 milioni di lavoratori, cioè tutti i mezzadri e tutti i coloni, quindi una buona fetta di lavoratori delle campagne, non avrebbero più avuto l'obbligo della copertura pensionistica, quindi erano espulsi dal sistema previdenziale. Eh, il diritto alla pensione per gli altri lavoratori restava alle medesime condizioni già stabilite dai governi liberali, così come non mutava assolutamente la consistenza finanziaria del concorso economico che lo Stato metteva a pagamento di ogni singola pensione che era stato stabilito appunto dalla legge del 1919, lo Stato metteva 100 lire del bilancio statale su ogni pensione di vecchiaia. Queste 100 lire rimasero tali dal 1919 al 1939. Quindi l'impegno finanziario nelle pensioni di vecchiaia che lo Stato fascista eh, decise di adottare fu quello che era già stato adottato dai eh, governi liberali. Ehm, quello fascista, e qui veniamo infatti a uno dei primi punti caratterizzanti le politiche previdenziali del fascismo, fu infatti uno Stato sociale finanziato sostanzialmente di fatto dai soli lavoratori e dai datori di lavoro attraverso la contribuzione, attraverso i contributi. La cifra che lo Stato versava per integrare appunto ogni anno le pensioni, ve l'ho detto, rimase la medesima. Così eh, come anche il contributo che lo Stato versava, sempre tratto dal bilancio dello Stato, ad ogni assegno di maternità concesso alle lavoratrici donne, restò inalterato anche questo per tutto il ventennio. Erano eh, l'equivalente di circa 18 euro attuali che lo Stato fascista decise di non aumentare mai nel corso degli anni. Ma il carattere restrittivo delle controriforme del 1923 fu ribadito anche in altre occasioni, per esempio per ciò che riguardava l'assicurazione la, contro la disoccupazione. Anche in questo caso fu eliminato completamente il concorso finanziario dello Stato, che invece era stato stabilito dalla legge che le aveva introdotte nel 1919, un'altra legge voluta dal governo Litti, e quindi l'assicurazione contro la disoccupazione rimase finanziata esclusivamente dai contributi di datori di lavoro e lavoratori. Ma quello che il governo Mussoliniano decise di fare fu di non concedere più, come era in precedenza, la... L'indennità di disoccupazione ha una fetta larghissima di lavoratori. La maggioranza dei lavoratori italiani di quegli anni, degli anni interbellici, cioè i lavoratori delle campagne. Per loro il governo decise che non sarebbe mai più stata versata eh, alcuna indennità di disoccupazione. E, mh, una norma, questa, eh, che rimase addirittura sino al 1955, peraltro che testimonia anche la longevità di molte misure. Eh, prese durante il ventennio. E poi fu anche confermato dal fascismo l'esclusione dall'indennità di disoccupazione di altre larghe e importanti fasce di lavoratori, i domestici, i lavoratori a domicilio e soprattutto tutti i lavoratori stagionali anche questi molto presenti nel campo agricolo, ma non solo, quindi tutti i lavoratori che oggi chiameremo precari furono espulsi dal sistema previdenziale legato all'indennità di disoccupazione, che peraltro venne inoltre concessa soltanto dopo strettissimi controlli di carattere non solo medico, ma soprattutto di carattere poliziesco, eh, legati cioè, a garantire e a stabilire l'assoluta buona condotta morale e politica del lavoratore, che era un criterio fondamentale anche per coloro che ne avevano comunque diritto dalla legge per poter avere questa indennità. A sottolineare invece um, i fenomeni di continuità eh, con il passato liberale va anche evidenziato che una delle creature più istituzionalmente parlando, famose nelle politiche sociali del, del fascismo, l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, l'ONMI, eh, anche questa una creatura che sopravvisse al fascismo, fu eh, smantellata soltanto nel 1977, dedicata all'assistenza alle madri, alle vedove, alle madri bisognose, alle vedove, non era di fatto un'invenzione eh, del fascismo nonostante appunto il fascismo poi se la intestò, perché il decreto e i testi, i progetti di legge su questa su quest istituzione erano già stati formulati anche in questo caso dal governo liberale ed erano frutto di una serie di importanti riflessioni da parte di medici, e di persone legate insomma alla beneficenza e all'assistenza che cercavano di... Ehm, di, di, avere, eh, di, di dare una mano, insomma, di cercare di migliorare le condizioni di una delle piaghe sociali dell'epoca, che era l'altissima mortalità infantile. Eh, L'Italia, ahimè, eh, ebbe il primato dei più alti tassi di mortalità infantile di tutta l'Europa occidentale, ad esclusione stavano peggio di noi soltanto la Spagna e il Portogallo, per anni per tutti gli anni del fascismo, ma ahimè anche per molti anni eh, nel secondo dopoguerra. Pensate che nel 1938, quindi facciamo un piccolo balzo in avanti solo per darvi qualche dato, secondo dati del Ministero dell'Interno Mussoliniano, quindi eh, non parliamo degli antifascisti, ma sono i dati che venivano proprio da, dal Ministero, la mortalità infantile in Italia era del 106 per 1000, quando la media europea era del 60 per 1000, quindi erano tassi doppi rispetto al resto d'Europa. ho qualche difficoltà a domare le slide. Eh, tra le poche novità però effettivamente introdotte in quei primi sette anni, quando appunto Mussolini fece quel discorso nel 1929, introdotte effettivamente dal, dal governo nel corso degli anni venti, eh, ce n'è una molto importante ed è ehm, l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, che fu introdotta nell'ottobre del 1927. E quindi rappresentò effettivamente un, un passo importante, un passo importante perché la tubercolosi eh, rappresentò, rappresentava tra le due guerre la malattia sociale per eccellenza. Eh, dopo la recrudescenza legata alla prima guerra mondiale, dove i tassi di, 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 di morbilità della tubercolosi si erano enormemente elevati, nei primi anni venti si era tornati su livelli prebellici, ma comunque tassi altissimi. Pensate, mediamente negli anni venti morivano 60.000 italiani all'anno a causa della tubercolosi. Le cause di questa malattia erano cause eminentemente sociali fondamentalmente la povertà, benché diffusa anche fra tutti gli strati della popolazione, era assolutamente evidente, i dati lo dimostravano, che il picco dei contagi, la morbilità fosse maggiore tra le classi più povere ed era dovuta eh, naturalmente a una scarsissima alimentazione, nonché ad ambienti di vita assolutamente malsani e promiscui, quindi ad abitazioni assolutamente al di sotto di ogni standard di abitabilità. Eh, chiaramente la promiscuità delle, delle abitazioni poi era un fattore che favoriva anche il contagio. La scelta politica del fascismo, invece di attaccare le cause sociali della malattia, fu quella di attaccare il malato, o meglio isolare il malato, isolare il tubercolotico, senza aggredire le ragioni eh, che causavano e alimentavano la patologia. Quindi il limite intrinseco della lotta antitubercolare a partire dal 27 e in avanti, perché l'orientamento non fu poi modificato nel corso degli anni, fu quello di ridurla, diciamo così, a un intervento di carattere eh, sanitario, ma privilegiando il solo aspetto del ricovero del tubercolotico, mentre profilassi, assistenza e soprattutto prevenzione non entrarono nel quadro delle scelte adottate. Inoltre, anche in questo caso, torniamo a ribadire che l'assicurazione fu realizzata a costo zero per lo Stato, in quanto basata unicamente sui contributi, appunto, che venivano estratti dai salari dei lavoratori e dai contributi dei datori di lavoro. E inoltre, venne data in gestione non solo finanziariamente, ma anche operativamente, a un ente che con la sanità e con la malattia teoricamente aveva poco a che fare, cioè all'INPS quello che oggi chiamiamo INPS, che si chiamava in realtà INFPS, Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale. Questo è il nome che assunse nel 1933, Negli anni 20 si chiamava ancora Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, ma sostanzialmente era la stessa cosa. E fu l'INPS, quindi, che si occupò, attraverso la Cassa Tubercolosi, di gestire l'assicurazione. Qui vediamo due e di costruire proprio di, di, di farsi non solo dottore in qualche modo, ma anche costruttore. Qui vediamo alcune delle realizzazioni dell'Inps fatte eh, dopo l'applicazione della legge del 27 sull'assicurazione contro il tubercolosi, cioè la realizzazione e la costruzione di sanatori, sanatori dell'Inps dedicati ai lavoratori. E basta. Torneremo su, su questo fra poco. Qui vedete eh, il sanatorio perché nasce come sanatorio Carlo Forlanini, poi divenuto nel secondo dopoguerra ospedale Carlo Forlanini, che è stato chiuso soltanto nel 2015. Oggi, tra l'altro, giace in stato di completo abbandono nel centro di Roma, purtroppo. E questo è invece il sanatorio Villaggio Eugenio Morelli. Eugenio Morelli era uno dei più famosi tisiologi. Del periodo tra le due guerre, e questo è l'imponentissimo eh, sanatorio di Sondalo in Valtellina, eh, la cui costruzione iniziò nel 1932, si protrasse per moltissimi anni, alla fine, è questo che è, è diventato il più grande sanatorio d'Europa. Eh, apri in realtà soltanto dopo la seconda guerra mondiale, ma è uno dei sanatori dell'IMSE, appunto. La sua costruzione inizia nel 1932. Tra l'altro, nel padiglione iniziale eh, che una volta fungeva da ehm, accettazione dei malati, oggi c'è un molto bel museo che vi invito ad andare a visitare, che è veramente eh, interessante, che riguarda la storia della tubercolosi in, in senso più generale. L'assicurazione contro la tubercolosi chi riguardava? Quindi, chi copriva, chi aveva diritto a entrare in questi sanatori dell'Inps, I lavoratori salariati dell'industria, del commercio e dell'agricoltura. In questo caso, ad esclusione ancora una volta dei poveri coloni e mezzadri che, come per la pensione di vecchiaia, non venirono mai considerati dalle politiche previdenziali del fascismo. Non comprendeva quindi tutto il vastissimo campo degli impiegati pubblici, per esempio. Soltanto nel dicembre del 1938 i maestri elementari poterono accedere alla copertura dell'assicurazione contro la tubercolosi. Eh, contate che chiaramente le, le scuole erano uno dei luoghi dove eh, il contagio si diffondeva maggiormente, ma appunto soltanto alla fine del 1938 anche i maestri elementari poterono essere coperti in caso di malattia dall'assicurazione. Però uno dei risultati dell'introduzione dell'assicurazione obbligatoria contro il tubercolosi fu quella in realtà di approfondire le distanze della protezione sanitaria perché una, solo una parte della popolazione risultò coperta e quindi poteva accedere a questi sanatori. Ma la parte nettamente predominante, all'incirca il 60% della popolazione, non aveva accesso ai sanatori dell'Inps perché non era coperta appunto dall'assicurazione obbligatoria. E eh, questa parte, che ripeto era numericamente quella più, più rilevante, il 60% della popolazione, doveva rivolgersi se si ammalava a delle altre strutture pubbliche, che si chiamavano i consorzi eh, provinciali antitubercolari, che in realtà erano stati istituiti dal regime liberale, quindi anche questi non erano stati inventati dal fascismo, ma erano già presenti negli anni precedenti, e che il fascismo ereditò senza riformarli. Soprattutto senza concedere a questi consorzi provinciali antitubercolari dei finanziamenti adeguati a poter effettivamente eh, funzionare in maniera, in maniera consistente. Per cui ci fu un divario di trattamento molto evidente tra la larga parte della popolazione che aveva accesso solo ai consorzi tubercolari largamente sottofinanziati e i lavoratori che potevano accedere invece ai sanatori dell'Inps. E tuttavia, anche la stessa assicurazione contro la tubercolosi, che quindi proteggeva diciamo, diverse milioni di persone, aveva una serie di limiti. Essendo una misura destinata, come ho ripetuto, ai lavoratori, questi decadevano immediatamente da ogni diritto all'assistenza quando andavano in pensione. Il giorno successivo non erano più coperti. Poco importa se avevano versato per tutta la loro vita i contributi. Se per loro fortuna non si erano ammalati, bene, quei contributi rimanevano nelle casse eh, dell'Inps, non è che tornavano indietro al, al lavoratore diventato pensionato. Il secondo limite, sempre della legge del 27, riguardava il fatto che la legge prescriveva che per accedere ai sanatori e alle cure sanatoriali la malattia doveva essere in atto, così c'era scritto nella legge, cioè assolutamente conclamata. Questo finì per candidare al ricovero in sanatorio malati in fase molto avanzata, se non addirittura terminale, mentre nulla veniva messo in campo per assistere coloro che negli stati iniziali della malattia potevano invece essere diciamo, salvati, perché bisognava che la malattia fosse assolutamente a uno stadio molto avanzato per accedere al sanatorio. Infine va considerato che una volta dimessi dai sanatori dell'Inps. Non era previsto dalla legge alcuna forma di assistenza nella delicatissima fase del ritorno alla vita, diciamo, normale della vita in società. Eh, fase in cui le condizioni di vita e le condizioni abitative del malato erano le stesse, che aveva abbandonato e che erano state probabilmente anche la causa della malattia. Quindi questi furono effettivamente eh, dei, dei limiti piuttosto consistenti. Ce n'è un altro abbastanza sottile ma eh, importante. Eh, la maggior parte dei casi ehm, delle persone che uscivano dal, dal sanatorio, per la maggior parte di loro, dicevo, si parlava da un punto di vista medico-sanitario di guarigione clinica e non di guarigione anatomica. Questa distinzione significava che praticamente non eri proprio guarito, diciamo, la, la, la malattia era in una fase di. di di stasi, insomma. Però era una distinzione che veniva messa nei certificati con cui il malato usciva dal sanatorio e non era rilevante perché rappresentava una sorta di stigma che rimaneva attaccato al malato, perché non furono poche le istituzioni pubbliche e anche quelle private che introdussero negli anni successivi al 1927 delle norme volte a vietare l'assunzione di tutti quei soggetti che erano stati dimessi dai sanatori con un referto di sola guarigione clinica. Quindi se nel tuo referto di, eh, di uscita dal sanatorio c'era scritto guarigione clinica e non guarigione anatomica, potevi avere e avevi molta difficoltà a trovare lavoro perché effettivamente il bacillo del, del morbo ce l'avevi ancora e quindi potevi diciamo, diventare, tra molte virgolette, anche un untore se tornavi sul posto di lavoro. Ma come ho accennato, un destino assai più eh, infelice toccò i milioni di italiani che non erano assicurati contro la tubercolosi, per i quali c'erano appunto soltanto questi consorzi eh, provinciali antitubercolari. Il governo decise per fronteggiare la cronica eh, mancanza di finanziamenti di questi consorzi, cronica mancanza di finanziamenti che dipendeva chiaramente dalle decisioni stesse che il governo aveva preso, i consorzi antitubercolari dipendevano dal Ministero dell'Interno, come tutte le questioni di politica sanitaria pubblica era al Ministero dell'Interno e così sarà fino agli anni 60 ad occuparsene. Quindi i consorzi tubercolari erano finanziati o per meglio dire sottofinanziati dal Ministero dell'Interno. Dicevo, per cercare di arginare o comunque di fare fronte al sottofinanziamento, il governo si impegnò in uno sforzo propagandistico veramente eh, consistente fatto di campagne eh, volte a raccogliere eh, fondi privati, insomma, a, a cercare di eh, fomentare la beneficenza pubblica, in modo da destinare questi fondi raccolti annualmente ai consorzi eh, tubercolari. E qui potete vedere alcuni manifesti di questa giornata, che era la giornata dedicata alla tubercolosi, la giornata del fiore e della doppia croce che fu istituita a partire dal 1931. In realtà era una campagna insomma, di raccolta fondi che iniziava eh, con le feste di Pasqua e terminava a Pentecoste. E, mh, della doppia croce perché eh, c'erano coinvolti la Croce Rossa e, e la Croce di Lorena, quella che vedete dietro questa bambina, era il simbolo internazionale della lotta contro la tubercolosi. Eh, piccolo aneddoto: questa bambina che appunto campeggia nel poster diciamo, della seconda campagna antitubercolare è Sandra Mondaini perché suo padre era uno dei più famosi grafici del periodo e utilizzò la neonata per, per metterla nel, nel poster. Dicevo, questa eh, campagna quindi che durava varie settimane serviva eh, appunto per raccogliere fondi e si. Eh, fondava su anche forme di quelle che oggi chiameremo merchandising piuttosto moderne, venivano messe in vendita gagliardetti, spille, portaceneri, segnalibri, addirittura venne, eh, ora poi ci torniamo su questo, venne eh, ogni anno c'era l'emissione di un francobollo eh, antitubercolare, questo è un gioco dell'OCA trasformato in un gioco della doppia croce che veniva venduto. E quindi veramente il regime si ingegnò, possiamo dirlo, per cercare di rendere questa campagna di eh, acquisizione dei fondi il più larga eh, possibile. Addirittura c'era una lotteria, ogni anno veniva messa in palio una Fiat. Se il cittadino insomma, mandava quella cartolina postale che li vedete, eh, la indirizzava <coughs> al. Alla, campagna, alla federazione nazionale fascista per la lotta contro la tubercolosi e cosa doveva scrivere sulla parte opposta che lì non vedete la cifra che si immaginava la campagna di quell'anno quanti milioni di lire la campagna di quell'anno avrebbe raccolto eh, chi andava più vicino alla cifra eh, veniva poi estratta appunto la fiat che andava in premio e ehm, nella campagna peraltro propagandistica legata alla giornata del fiore e della doppia croce eh, si insinuarono già da metà degli anni 30 peraltro, anche delle, delle voci dell'ideologia non solo pronatalista ma anche protorazzista perché la campagna antitubercolare, da un punto di vista anche della metafora della malattia, ben si prestava da questo punto di vista. Qui vedete la nuova, eh, proteggi in ogni nido le nuove gemme della stirpe, stirpe era un termine che negli anni 30 si usava come sinonimo anche di razza e proprio la campagna del 38, l'anno dell'introduzione delle leggi antisemite, campeggiava un difendiamo la razza contro la tubercolosi quindi si mescolò poi anche eh, questa, questa propaganda anche alle parole d'ordine eh, del razzismo fascista. Dalla metà degli anni 30, ehm, parliamo dei risultati quindi di questa importante politica eh, del fascismo, la propaganda, aipeana della propaganda del regime, eh, che appunto parlava della diminuzione della mortalità, dato che effettivamente se si guardano le statistiche eh, si registra, però da parte di un numero sempre maggiore di medici all'epoca si fece notare che le cose in realtà erano un pochino diverse. Per i medici, infatti, eh, la diminuzione dell'indice di mortalità eh, della tubercolosi che si registrò nel corso degli anni 30, se confermava la curva discendente della malattia che era in atto ovunque in Europa a partire dalla fine dell'Ottocento, dovuta alla maggiore resistenza al batterio tubercolare da parte della popolazione, dicevo, per i medici in realtà la diminuzione dell'indice di mortalità non si legava a un aumento delle guarigioni effettive. Eh, che veniva definito in realtà molto modesto, ma si legava a un aumento dell'indice medio della vita del tubercolotico cronico, ehm, che si realizzava semplicemente eh, attraverso uno spostamento della mortalità da un anno all'altro che quindi produceva una distorta registrazione dell'abbassamento della malattia, che però nei fatti non si traduceva in una reale diminuzione dell'area di morbilità della malattia stessa. Quindi gli stessi medici, lo stesso Eugenio Morelli, che comunque al regime era legatissimo da un punto di vista anche dei propri <coughs> rapporti personali, ma in vari articoli comparsi su riviste specifiche, specialistiche legate alla tubercolosi, denunciava insomma che al di là della propaganda i risultati eh, non erano poi stati ottimali, soprattutto perché si era realizzata questa spaccatura della popolazione tra coperti dall'assicurazione e non che faceva sì che comunque la, la malattia circolasse in ogni caso. Mi sono soffermata piuttosto a lungo sulla questione dell'assicurazione contro la tubercolosi, non solo per il forte impegno propagandistico del regime, che veramente fu un... Notevolissimo, ci sono anche dei cartoni animati dedicati al tema che potete trovare eh, su internet, veramente divertenti e interessanti. Ma ehm, dicevo, mi sono soffermata su questa assicurazione perché, di fatto, per molti anni, almeno per tutti gli anni venti, rappresentò l'unica reale novità introdotta dal regime nel campo delle politiche sociali. Eh, per il resto, ehm, per tutti gli anni venti, ma anche oltre, il regime adottò spesso una sorta di eh, dinamica fatta di grandi annunci e spesso anche di effettiva promulgazione di alcune leggi, leggi a cui tuttavia non seguiva il varo dei regolamenti attuativi, che è assolutamente necessario per far sì che la legge poi entri in, in vigore con il risultato quindi di congelare eh, spesso per anni l'effetto di questa riforma annunciata, di questa riforma varata attraverso la legge ma poi bloccata dalla non emissione del regolamento attuativo. Di una eterna tattica del rinvio ha proprio recentemente parlato, non per questo ma un po' più in generale per, per questo tipo di dinamica, Guido Melis nel suo, nella sua ricostruzione delle dinamiche complessive di come funzionava lo Stato fascista. Quindi questa dello scarto temporale tra il varo della, della legge e l'emanazione dei regolamenti attuativi fu una, una strategia particolarmente evidente nel campo della legislazione previdenziale e in particolare di quella che riguardava le lavoratrici donne. E qui veniamo infatti a un altro tema. Eh, per quanto riguarda la protezione delle donne lavoratrici, Malgrado i moltissimi proclami del regime circa l'impegno verso la tutela della maternità, per molti anni anche in questo caso il governo Mussoliniano si mosse nel solco delle politiche ereditate dai governi liberali e quindi nulla venne modificato dell'impianto precedente. Solo nel 1929, alla fine del 29, ci fu la prima estensione dell'assegno di maternità. L'assegno di maternità era quell'assegno che veniva dato alle lavoratrici dopo che avevano partorito perché assenti dal lavoro il salario non veniva, loro, non veniva loro dato e quindi in luogo del salario veniva dato questo assegno di maternità, questo indennizzo per il salario non percepito. <coughs> Dicevo, eh, nel 29, questa forma di indennità venne estesa anche alle impiegate del commercio. Fino a quel momento era stata dedicata soltanto alle operaie dell'industria e fu anche stabilita un'estensione del numero di settimane che la donna poteva trascorrere lontano dal posto di lavoro. Prima erano sei settimane, dal 29, divennero otto settimane. Questo fu quanto fu realizzato nel 29. Bisognerà attendere il 34 per avere una manovra veramente espansiva dell'assegno di maternità. Non solo veniva portato a 10 settimane complessive, il numero di settimane appunto che la donna poteva passare lontano dal lavoro, ma finalmente veniva aumentata anche la consistenza di questo assegno di maternità, che arrivò raddoppiò circa, più che raddoppiò, arrivando a 300 lire. 300 lire sono l'equivalente tradotte in euro di oggi di 400 euro. Ora poi dovete immaginare quindi che questi 400 euro dovevano servire alla donna e al bambino per vivere 10 settimane, nelle quali appunto se non tornava al lavoro non aveva nessun salario. Quindi si polverizzavano, facendo un rapido conto, si tratta eh, di, 4 euro, eh, eh, di 4 lire al giorno, l'equivalente di 5,5 euro al giorno. Se voi pensate che nel 1934, quando fu appunto varata questa legge, eh, un chilo di pasta costava 2,50 euro e un litro di latte una lira, insomma con eh, il giornaliero che, con, a cui si riduceva questa indennità si comprava un chilo di pasta e un litro di latte. E questa è la ragione evidentemente per cui moltissime donne alla fine queste dieci settimane che teoricamente la legge concedeva loro per stare lontana dal lavoro eh, non le sfruttavano perché avevano bisogno di tornare al lavoro in fretta perché il salario era comunque maggiore, per quanto modesto, dell'indennità e quindi di fatto già da dopo due settimane in media una donna operaia tornava eh, a lavorare in fabbrica. Ma, eh, Oltre a questi limiti, il, il punto è che questa legge del 1934 non divenne effettiva per le ragioni che ho detto prima: perché per il regolamento attuativo si dovettero attendere più di quattro anni. Soltanto nel dicembre del 1938 il governo stese finalmente il regolamento attuativo. Quindi, per oltre quattro anni, questa legge era sulla carta, questo aumento dell'indennità eh, dell era promesso, ma non fu di fatto eh, realizzato. E peccato ancora che quando questo regolamento attuativo fu scritto prevedeva che l'entrata effettiva in vigore slittasse di ancora qualche mese all'aprile del 1939, quindi alla fine della giostra diciamo, erano già passati cinque anni. Peccato ancora che a quel punto l'assegno di maternità... Era stato soppresso perché una riforma introdotta nello stesso aprile del 39, come vi dirò fra poco, aveva cancellato l'assegno di maternità, sostituito con una nuova provvidenza, però non dedicata esclusivamente alle donne. Inoltre rimase eh, fuori dalla copertura dell'assegno di maternità tutto il vastissimo mondo delle lavoratrici dell'agricoltura. Quindi, ancora una volta, il mondo dell'agricoltura rimase penalizzatissimo dalle politiche previdenziali del fascismo. E ancora una volta si trattava del segmento lavorativamente più consistente della popolazione italiana. Il 60%, oltre il 60% delle donne che lavoravano nel periodo tra le due guerre lavorava nell'agricoltura. E per queste donne appunto fino al 1936 non c'era assolutamente nulla quando partorivano e dovevano ehm, gestire la nascita di un bambino. Eh, Inoltre, un dettaglio che forse non ho specificato, ma eh, all'assegno di maternità, quando anche veniva appunto erogato, non si affiancava alcun specifico supporto igienico-sanitario per la donna, né prima, né durante, né dopo il parto. C'era questo assegno secco, questo era, questo era quanto. E questa dinamica quindi dello scarto temporale tra il varo della riforma eh, e l'emanazione dei regolamenti attuativi... Ehm, Riguardò molte altre, eh, molte altre leggi, riguardò per esempio anche quella che nel 1929 introduceva finalmente in Italia la copertura per le malattie professionali. Le malattie professionali davano, appunto, il lavorare nelle fabbriche dava, dava adito a malattie specifiche, una legge del 1929 prevedeva che se il lavoratore contraeva certe malattie aveva diritto a un'indennità per i danni causati alla sua salute eh, da questa malattia. Il numero di malattie eh, che potevano dare luogo a queste forme di compensazione in realtà era bassissimo, erano soltanto sei, tutte del mondo legate al mondo dell'industria. Pensate che in Gran Bretagna nel 1929, quindi quando il regime le introduce in Italia erano 32 e in Germania erano 15, quindi era un numero comunque già estremamente ridotto di malattie coperte. Ma anche in questo caso si dovette attendere oltre cinque anni per il regolamento attuativo che faceva sì che se un operaio si ammalava aveva la possibilità di avere un'indennità. Inoltre pensate anche che tra le malattie professionali non fu inserita una delle malattie più diffuse allora, eh, la malaria, eh, neppure per coloro che lavoravano eh, nei cosiddetti comprensori di bonifica, cioè alle famose eh, bonifiche del fascismo. E questo valeva anche, questa assenza di una copertura per la malaria valeva anche per questo piccolo esercito di lavoratrici donne, che erano le mondine, le lavoratrici del riso, dove chiaramente appunto la malaria era uno dei rischi professionali più, più comuni, e insieme a febbre tifoidee, a forme reumatiche eh, gravissime, per nessuna di queste eh, malattie esisteva una forma di copertura nel momento in cui queste donne si, si ammalavano. Eh, vi dicevo che nel 1939 eh, la, la, la previdenza va incontro a una riforma complessiva. Mussolini vuole celebrare il ventennale dalla, dai fasci del marzo del 19 e decide di celebrarlo anche attraverso una riforma delle leggi previdenziali. Quindi dal 23 al 1939 eh, non era successo, al di là di quello che appunto vi ho raccontato molto altro. Decide quindi di, una, di fare una riforma. E tra le tante cose introdotte ehm, la diminuzione dell'età pensionabile, quella premessa, promessa appunto nel 1919 venne inserita nella riforma del 1939, parentesi rimarrà fino agli anni 90, questo limite temporale che quindi è stato introdotto <coughs> poco prima della guerra, anche se la stessa legge fascista del 1939 comunque... Prevedeva che sarebbe entrata in vigore soltanto nel 1945, quindi non fu comunque la legge, il testo lo diceva, non sarebbe stato immediato. Ma questa diminuzione dell'età pensionabile di 10 anni, per le donne da 65 a 55, fu realizzata a prezzo di, di una serie di sacrifici per le stesse lavoratrici, cioè il fatto che la loro pensione venne tagliata in maniera automatica di oltre il 20%. Tanto c'era scritto nella bozza di progetto che il direttore dell'Inps Bruno Biagi, mandò a Mussolini nel 1939, cito, le esigenze per le donne pensionate sono normalmente molto inferiori. E con questa frase quindi la decisione di tagliare le pensioni delle donne era stata eh, risolta. Eh, la legge mh, di riforma del 39, inoltre, eh, vi ho accennato, cancellava l'indennità di maternità, quella faticosamente appunto arrivata in porto con quel regolamento attuativo che dovette attendere così tanti anni. Fu cancellata e sostituita da un'altra assicurazione sociale che si chiamava nuzialità e natalità. Quindi eh, faceva parte delle, sempre delle politiche pronataliste in qualche modo del regime, ma era rivolta a tutti i lavoratori, non soltanto alle donne, agli uomini e alle donne insieme. Ogni qualvolta si sposavano e avevano dei figli, avevano diritto a un assegno eh, che naturalmente era, cresceva al crescere del numero dei figli, secondo appunto l'ideologia eh, natalista. Eh, tra l'altro eh, questa nuova forma di assicurazione sociale ehm, fu negata agli ebrei e agli stranieri. Eravamo nell'aprile del 1939 in piena campagna antisemita e quindi in ossequio in qualche modo all'ideologia razzista che prevedeva una, un corpo della nazione compatto e omogeneo e quindi la nuzialità e la natalità ovviamente avevano a che fare con il corpo anche fisico della nazione, questo tipo di assicurazione nella legge è scritto in maniera esplicita, non, è, eh, non sarebbe stata prevista per i cittadini italiani, ebrei e neanche per gli stranieri. Um, la eh, nuova um, assicurazione sociale, nuzialità e natalità, era modulata, la consistenza, l'assegno era modulato secondo le consuete fratture di genere, che abbiamo visto essere una caratteristica della previdenza sociale fascista, per cui l'importo dell'assegno per la nascita dei figli per una donna era inferiore di circa il 30% dell'assegno che si concedeva al lavoratore uomo, così come erano mantenute le fratture tra lavoratori dell'agricoltura e lavoratori dell'industria, quindi tra città campagne per cui l'importo dell'assegno per la nascita di un figlio di un o di una bracciante era la metà rispetto a quello previsto per un impiegato o impiegata o un operaio o un operaio dell'industria ma mi avvio a concludere parlandovi di quello che forse è il, la caratteristica una delle caratteristiche centrali delle eh, politiche previdenziali del fascismo cioè quello che ho definito l'uso macroeconomico e del tutto improprio del risparmio previdenziale. Eh, con uso macroeconomico del risparmio previdenziale voglio dire che il regime utilizzò i contributi versati mensilmente da datori di lavoro e lavoratori e che di mese in mese si sommavano nei conti, nei dossier intestati personalmente al singolo lavoratore come forma parallela e alternativa al tesoro, cioè al bilancio dello Stato. Cioè dei contributi previdenziali, il regime si servì come una sorta di tesoretto aggiuntivo al bilancio dello Stato, un tesoretto cui attinse in maniera indiscriminata grazie al controllo assolutamente ferreo che il regime esercitò sui vertici dei maggiori istituti previdenziali, fondamentalmente sull'INPS, ma anche sull'INFAIL, l'attuale INAIL, l'Istituto Nazionale Fascista per le assicurazioni sul lavoro, ma anche sull'INA, per esempio, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, eh, il tipo di dinamica era lo stesso, cioè l'INA vendeva le assicurazioni, le polizze ai cittadini e eh, il ricavato di queste polizze veniva usato poi dal governo per fare tutt'altro. Il risparmio previdenziale, infatti, venne utilizzato eh, per una serie di iniziative eh, di politica economica generali. Che nulla avevano a che fare con eh, il ruolo statutario di questi fondi che dovevano essere ridistribuiti sotto forma di indennità e di pensioni, e quindi li utilizzò per eh, le bonifiche. Eh, per la costruzione di infrastrutture in generale, strade, ponti, per concedere prestiti ai comuni e alle province che sono sempre stati cronicamente indebitati, al finanziamento per la colonizzazione della Libia eh, e dell'Africa orientale italiana e anche al salvataggio di alcune imprese pubbliche di banche in difficoltà. Insomma, un utilizzo assolutamente improprio di questi eh, fondi. Questa è una tabella che ehm, vi illustra appunto... La, il rapporto tra i contributi versati, eh, qui siamo nella, proprio nella pensione di vecchiaia, le prestazioni erogate, nella terza colonna, quella che racchiude le percentuali, potete vedere che si raggiunge un, un, un picco nell'uso, nella redistribuzione delle pensioni nel 1935, che poi cala nuovamente e quindi praticamente eh, già nel 1939 eh, soltanto il 38% dei contributi viene ridistribuito in pensioni. Il resto viene accantonato e ehm, tutto ciò si realizza ovviamente eh, a detrimento della consistenza delle pensioni stesse, cioè il modo in cui questo giochetto diciamo, eh, finanziario viene realizzato è tenendo chiaramente sempre le, le pensioni a un livello bassissimo, in modo che pur aumentando la popolazione, aumentando il numero dei lavoratori, aumentava il numero dei contributi, eh, però eh, il. Il tasso insomma della pensione rimaneva assolutamente eh, lo stesso. E questo valse non solo per la cassa delle pensioni, ma valse anche, eh, ah, ecco questo quello che vi dicevo: giusto per darvi eh, un'idea: questo è l'importo delle pensioni eh, rapportate al valore corrente dell'euro. Eh, tra parentesi c'è cioè quello mensile: si toccò il picco nel 35 68 euro al mese, percepiva un Pensionato della Previdenza sociale, destinato poi a scendere ulteriormente anche per effetto dell'inflazione, quindi durante la guerra si, si arrivò a dei. Adesso dovrei averlo messo. Eh, no, beh, comunque è, durante la guerra il, eh, il valore delle pensioni, il valore nominale, soprattutto quello reale, eh, andò ulteriormente eh, restringendosi. Ehm, concludo dicendo che di questa situazione di insomma, della, della del, della pochezza, a ah, questa scusatemi, la cassa degli assegni di maternità, lo stesso rapporto, contributi versati dai datori di lavoro e delle lavoratrici e benefici erogati in percentuali, qui veramente si toccano del, dei, delle cifre minimali di quello che veniva ridistribuito alle lavoratrici, la, la cifra non, non supera mai il 12% di, di tutti i versamenti contributivi che venivano mensilmente, annualmente appunto accantonati eh, nominalmente su ogni singolo dossier dei lavoratori. Ehm, a testimonianza però de della pochezza di queste, eh, di queste provvidenze abbiamo le lettere, e qui sono un, un paio di lettere che dei pensionati della previdenza sociale, dei vecchi pensionati, spediscono al direttore dell'INPS, a Bruno Biagi, nel dicembre del 1937. Ne leggiamo solo una. Con il più profondo e dovuto rispetto, il tono è sempre quello un po' della supplica che caratterizza spesso il rapporto cittadini-regime, i pensionati vecchi di invalidità e vecchiaia fanno presente a Vostra Eccellenza la loro triste situazione che nel rincaro dei viveri non possono vivere con solo 2,79 lire al giorno. Un litro di latte nel 1937 costava 1 lira e 20, un chilo di pasta costava 2 lire e 50, quindi eh, non potevano permettersi neanche quello, non parliamo poi della carne bovina che, eh, che costava 11 lire al chilo o il burro, il lardo o altre forme di condimenti eh, di, di grassi, insomma che erano assolutamente improponibili <coughs> da comprare con questi redditi. Di questa, ehm, di questa situazione peraltro erano consapevoli spesso anche i vertici del regime. E con questo probabilmente chiudo. Eh, questo è eh, Riccardo del Giudice, uno dei più importanti eh, sindacalisti del fascismo, membro del consiglio di amministrazione dell'Inps, che durante il, la riunione del consiglio di amministrazione dell'Inps della fine del 1937, in occasione della presentazione del bilancio solidissimo e assai florido dell'Inps, denunciò di fatto la, la pochezza di queste, di queste provvidenze. A parte che dice, appunto, osservo poi che fuori dall'istituto si parla più della sua potenza finanziaria che della sua specifica funzione, quindi era cosa risaputa, era cosa nota. Anche nel bilancio dell'assicurazione contro la disoccupazione si fa presente la necessità di un perfezionamento, è necessario fare in modo che non si debba dire che uno dei principali congegni della previdenza funzioni a vuoto. Poiché è certo che un'assicurazione la quale in pieno 1937 da un'indennità media giornaliera di 3,2 lire, non raggiungendo nemmeno il quinto del salario di un lavoratore dell'industria, risponda in maniera assolutamente inadeguata alle condizioni presenti. Quindi c'erano consapevolezze e voci anche all'interno del, del regime stesso che questo congegno messo in, messo in piedi dal regime insomma, stesse girando a vuoto, non stesse funzionando. E veramente vi eh, mi congedo da voi, ehm, questo era l'importo appunto. Questo è come crollano le pensioni, il valore delle pensioni con l'entrata in guerra e eh, con l'inizio di un processo inflattivo che ovviamente erode ulteriormente, presentemente già il, il bassissimo livello delle pensioni. Nel 1943 mensilmente percepiva un pensionato della presenza sociale, l'equivalente di 28 euro al mese. Questa è la mostra mobile del fascismo dell'ottobre del 42. Siamo a pochi giorni dalla battaglia di El Alamein, quindi l'inizio della fase finale della guerra e della fine del regime, ma ancora il regime cerca di puntare sulla previdenza sociale, sulla propaganda legata alla previdenza sociale per cercare di rinfocolare il legame con, eh, con, con la nazione. È la seconda mostra mobile perché appunto ne era stata realizzata solo una in precedenza, dieci anni prima era stata dedicata alla figura di Mussolini e la seconda viene dedicata alla previdenza sociale, ripeto, a sottolineare l'importanza del tema nel, negli aspetti propagandistici, erano dei pannelli che eh, riassumevano in qualche modo le realizzazioni legislative del regime che poi venivano montati su dei, car, dei, dei camion appositamente costruiti e l'idea era di portarli in giro per l'Italia, proprio nei, nei più remoti angoli del paese, per testimoniare quanto il fascismo aveva fatto. Concludo dunque dicendo quanto ci fu di moderno, quanto ci fu di nuovo, quanto ci fu di, eh, sì, di modernizzante per stare a una delle... Dei termini che più spesso vengono utilizzati per mh, caratterizzare molte delle politiche del fascismo, che in tanti aspetti furono anche modernizzanti. Ehm, direi che il termine moderno e modernizzante è forse quello che mh, si attaglia di meno alle, alle politiche sociali eh, del fascismo. Ehm, anche se è spesso dato per acquisito, non va infatti mai dimenticato lo scarto tra le parole d'ordine, la propaganda martellante. E sulle politiche sociali e i suoi contenuti e i suoi risultati reali. Se abbandoniamo infatti l'ambito della propaganda, l'ambito dell'autorappresentazione del regime che tanto spesso gli storici hanno studiato anche in questi ultimi anni come aspetto anche culturale di, del regime, ehm, se si abbandona, ripeto, la prospettiva dell'autorappresentazione che il fascismo si forzò incessantemente di dare di sé, nelle politiche sociali si vede una discresia manifesta. Tra realtà e propaganda, che fa probabilmente delle politiche sociali del regime l'ambito privilegiato, direi, a cui adattare una nota e famosa definizione di eh, Piero Calamandrei, cioè di fascismo come regime della menzogna. Grazie mille.